Buongiorno a tutti, oggi mi trovo alle porte di Campobasso, nei pressi della frazione di Santo Stefano, piccolo agglomerato di case, conterà 200-250 abitanti, è un centro molto molto piccolo. L'intenzione è quella di realizzare un video di segnalazione da girare successivamente agli organi competenti dell'amministrazione comunale di Campobasso, da cui dipende Santo Stefano, appunto essendo una frazione. Alle mie spalle, qualcuno l'avrà intuito, c'è il viale d'accesso al piccolo cimitero della piccola frazione. Cimitero che fino a qualche tempo fa era mantenuto veramente in maniera impeccabile, ordinato, pulito, un gioiellino. Ultimamente ho notato però che c'è molta trascuratezza nella manutenzione, se non assenza di manutenzione, e c'è un po' di degrado. Credo che alla fine, come andremo a vedere anche dopo, sono interventi di piccola manutenzione che richiedono poca spesa, poco tempo e anche poco impegno. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico. Andiamo. Allora, questo è ciò che resta della staccionata d'ingresso al cimitero, staccionata in legno. Mancano dei pezzi, è stata letteralmente divelta. Ora qui sicuramente sarà un mix la causa tra qualche atto vandalico e l'incedere del tempo, forse avrà portato al deterioramento di parte dei materiali, sicuramente l'urto di qualche autovettura di transito in manovra, ci sarà stato anche quello. Guardate, i pezzi sono sparsi un po' ovunque, quindi è un peccato vederla in queste condizioni, perché comunque all'origine dei soldi sono stati spesi là. Ed è anche molto carina, è un peccato vederla così, forse andrebbe risistemata. Ora, questa qui è l'entrata del cimitero. Volevo fare anche all'interno di esso un paio di piccolissime segnalazioni, cercando di evitare di riprendere, diciamo, le persone che qui riposano. Mi sembra poco carino andare ad inquadrare lapidi e roba varia. Comunque, mi fermerò subito qui all'ingresso. La prima segnalazione riguarda questa fontanella, perde acqua. Probabilmente, vedi, piccolissimo intervento, andrebbe cambiata la guarnizione, nulla di più. 40 secondi, una spesa di 10 centesimi. Perde acqua ed è un peccato. E la segnalazione successiva riguarda questi due lampioni che sono stati letteralmente abbandonati in questo spiazzo. Lampioni che facevano parte dell'illuminazione all'interno del cimitero stesso, perché vedete sono identici come fattezze. Ecco, da un po' di tempo sono stati letteralmente abbandonati in questo spiazzo, tra l'altro stanno perdendo anche pezzi, quindi secondo me andrebbero o risistemati oppure, se sono fuori uso, forse tolti da qui. Ecco, non voglio accedere oltre, mi limito a queste tre segnalazioni. Credo siano anche di, come detto precedentemente, di lieve entità. Guardate, qui la staccionata, siamo tornati all'esterno del cimitero, è mancante proprio. Ci sono pezzi di legno sparsi un po' ovunque. Un po' di buona volontà e si può risolvere tutto per tornare a dare un po' di decoro e dignità a questo piccolo cimitero, tra l'altro molto molto carino, alle porte di Campobasso. Vi ringrazio per aver seguito questo mio breve video e, se volete, iscrivetevi al canale e vi do appuntamento ad uno dei miei prossimi video. Ciao a tutti e buona giornata.